Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi siamo in un video di prodotti terminati, finiti e li ricompro. Non lo so, lo sapremo in questo video. Allora, oggi innanzitutto sono molto orgogliosa del mio trucco perché non so se si può notare, vi faccio uno zoom un attimino, i miei soliti anticipi prima del video. Si può notare, ma ho messo dei glitter oggi per la prima volta dopo tanto tempo. Non metto glitter da tantissimo tempo, io li amo tantissimo, però non li metto mai oggi, mi sono detta. Li metto perché praticamente ho uno sfogo tipo in questa zona e quindi ho detto metto i glitter e li distraggo con i glitter, ma vabbè, cominciamo col video. Come sapete nei miei prodotti terminati ci sono tantissime cose diverse, quindi dal make-up alla cura della casa, del corpo, cura di cibo, non lo so, vabbè. Partiamo con le cose che ho qua davanti, che sono, mi sa, le uniche cose di cibo che ho. E sono questi. Oh, stavo cadendo perché questo è vuoto e questo è pieno. Sono questi due infusi di Twinings. Adesso vi dico perché me ne faccio vedere uno pieno e non vuoto. Ho finito questo qui, che è il mio infuso preferito della vita, lo sapete, ve ne parlo da un anno circa e anche voi l'avete comprato perché ve ne siete innamorati, ed è questo infuso al lampone melograno di Twinings, e qua c'è proprio scritto piacere serale, e io effettivamente lo bevo o la sera molto tardi o comunque la mattina presto perché è super dolce, non ha bisogno di essere dolcificato perché è proprio dolce dolce dolce, ed è buonissimo se mettete un po' di miele o anche un po' di succo di limone, veramente fantastico. E come vedete l'ho terminato, e quando ero al supermercato lo volevo ricomprare. Io questo lo compro al Carrefour e non c'era, e quindi mi sono detta compro lui, che è sempre un infuso, sempre di Twinings, sempre un po' fruttatino, e questo qui è frutti rossi, e ragazzi questo mi ha fatto schifo. Infatti ne ho finora bevuto solo una bustina ed è appunto pieno. Ovviamente mi riservo di riprovarlo di nuovo perché non ho voglia di buttarlo, e lo proverò appunto col miele e con magari un po' di limone, perché non avevo messo nulla quando l'ho bevuto e mi ha veramente fatto schifissimo perché aveva un sapore strano che non mi piaceva, e quindi diciamo che ho rimandato a settembre e vi farò sapere. Ovviamente è un rimpiazzo, quindi già non era partito benissimo, diciamo. Poi partiamo con le cose di make-up, che sono relativamente poche rispetto alla cura della pelle e alla cura della casa. Sì, della casa, giusto. Allora, ho finito la mia amatissima acqua micellare di Garnier. Questa l'ho già ricomprata e infatti l'avete già vista nel mio video svuota la spesa, che vi lascio qui. Compro sempre lei. So che piace tantissimo anche a voi, perché ogni volta che ve la faccio vedere c'è sempre qualcuno di voi che mi dice che anche a voi piace tantissimo. Queste cose sono particolarmente impolverate, quindi sapete che io ho un po' di schifo per la polvere, però vabbè. E sì, lei la compro, la ricompro, uso quando sono giù in Sicilia soprattutto diversi tipi di acqua micellare perché mia madre non ne ha uno preferito, ne cambia spesso, e quindi ho modo di provarle, ma alla fine torno sempre al mio grande amore, che è lei. Poi adesso oggi sto filmando questo video e stamattina mi sono resa conto che Miss Tenerelli, anche lei ha fatto un video sui prodotti finiti, e quindi è bellissimo perché ho visto il suo video stamattina, adesso sto girando il mio video, quindi bello, mi piace. Poi ho finito queste salviettine di Primark, dovrebbero essere due pacchi, ne ho solo una perché la sua gemella è andata scomparsa in casa mia. In realtà, dallo stato lurido in cui la vedete, effettivamente ha tantissimo tempo. Questa salviettina penso che abbia 7 mesi, 8 mesi, perché l'avevo messa in un cassettino per farvela vedere, sotto altre robe, ma ovviamente me ne sono dimenticata e quindi l'ho ritirata fuori da poco, e ve la faccio vedere. Queste qua sono le salviettine di Primark per il viso, sono due pezzi e costano 1,50 euro, e io le ho prese appunto come salviettine viso. Sapete che io le odio di base, le salviettine viso, perché per struccarsi, perché le trovo troppo aggressive. Qualsiasi tipo di salviettina la trovo troppo aggressiva per la mia pelle, tranne quelle di Nivea, ogni tanto le uso. E queste qua in particolar modo sono state particolarmente aggressive, infatti mi hanno fatto venire una specie tipo, non di orzaiolo, però mi hanno fatto lacrimare tantissimo gli occhi, proprio no, 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 no. Però sono ottime per pulire casa. Io le ho usate per pulire casa, perché ovviamente non le ho fatte avvicinare di nuovo al mio viso, però per pulire casa o per pulire le zampette di Mickey ogni tanto, quando lo portavo a spasso, se dovevo togliere un po' di polvere, non lo so, le usavo per questo perché non avevo voglia di buttarle.
e quindi loro mi sono piaciute non per il viso, ma per la casa. Le ricomprerei? Non credo proprio, però non lo so. Io quando le cose costano troppo poco e ce ne sono addirittura due pacchi, non mi fido tantissimo e faccio bene. Poi ho finito il mio Pupavamp, questo qui, non so se si vede benissimo, ed è un mascara che mi ha regalato mia sorella a Natale dell'anno scorso e me l'aveva regalato in questa pochettina carinissima di Pupa che io ogni tanto utilizzo. E sapete che il Pupavamp era uno dei miei preferiti un po' di tempo fa quando andavo al liceo, un po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa perché ormai sono vecchietta, siamo quasi 24 ragazzi, io il 17 novembre faccio 24 anni, quindi scrivetelo nel calendario e fatemi gli auguri perché ci tengo tanto. E quindi sì, ho finito lui, non mi è piaciuto, l'ho finito veramente a fatichissima e non credo che sia del tutto finito perché è molto secco, però ho detto basta, basta, lo devo buttare e quindi no. È uno dei miei mascara preferiti, ma non mi è piaciuto assolutamente. Non lo ricomprerò perché la nuova formulazione secondo me è veramente pessima per il mio tipo di ciglia. Poi magari per qualcun altro può essere ovviamente meraviglioso. Poi ho finito, messaggino, ho finito questo fondotinta di L'Oreal Infallible sì, Tota 24, 24 ore fresh wear. Sapete che io ne avevo già finito uno e ne ho fatti fuori due nel corso di 4 mesi, quindi ogni fondotinta mi è durato circa 2 mesetti, usando solo lui quasi del tutto. E questi qua sono ottimi fondotinta secondo me per l'estate o per la primavera perché sono molto leggeri, non hanno una copertura altissima, io direi media, tra media e medio bassa, ecco, e costano il giusto. I prodotti di L'Oreal non sono costosissimi, lui se non mi sbaglio ho pagato tipo 12 euro, 13 euro il giusto, e hanno una consistenza, o perlomeno lui ha una consistenza liquidina, abbastanza liquida, e quindi è ottimo da mettere sia con la beauty blender che col pennello oppure con le mani, è quella consistenza un pochino universale, diciamo. E mi è piaciuto, non penso che lo ricomprerò per l'inverno perché lo trovo troppo leggero per l'inverno, però per l'estate è veramente ottimo e io ve lo consiglio se volete una coprenza media, se non avete troppi problemi di pelle, se avete una pelle abbastanza tranquilla, diciamo. Stavano cadendo un sacco di cose. Ho finito le lamette, rasoi, non è che li ho finiti perché li ho mangiati, però sono questi qua sono usa e getta, quindi li usi una volta e poi li butti. E questo qua è il pacchetto da 8, 6, non mi ricordo. Comunque era un pacchetto bello grande con queste lamettine qui di Venus, dovrebbero essere Gillette, Venus, quelle sponsorizzate dalla sorella di Chiara Ferragni, ecco. E queste qua io le uso veramente da tantissimo tempo perché mi piacciono tanto. Non sono troppo aggressive ma neanche troppo delicate e fanno il loro lavoro di rasatura. E nulla, mi sono piaciute. Io d'estate le uso tanto perché non faccio di frequente la ceretta e se la faccio a casa mia con appunto la cera, le strisce e tutto quanto. Però ovviamente i rasoi sono molto 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 più pratici. Ovviamente li uso anche d'inverno, però un po' meno che d'estate, diciamo. E questi poi ovviamente sono per il corpo e a me piacciono tantissimo, cioè mi trovo veramente veramente molto molto bene e quindi sì, le ho terminate e sicuramente le ricomprerò. Fatemi sapere se anche voi usate le lamette o se preferite la ceretta o se usate il Silky Peel. Io sono un po' universale in queste cose, mi piace utilizzare diversi prodotti per diversi scopi diversi. Ho detto diverso 1000 volte, però vabbè, avete capito. E quindi sì, io non ho vergogna nel farvele vedere perché non c'è nulla di cui vergognarsi, però boh, non lo so, lamette. Poi ho finito due prodotti per capelli, solo due? No, tre, due e mezzo diciamo, adesso vi spiego perché. Ho finito questo shampoo e questo balsamo di Garnier, no, questo di Garnier e questo di Sunsilk. Benissimo. Allora, questo shampoo lo sapete, ve lo faccio vedere spessissimo perché questa linea Fructis, sì, di Garnier mi piace particolarmente perché la trovo né aggressiva né, ma neanche troppo delicata. Vedo che mi pulisce abbastanza bene i capelli, abbastanza in profondità e me li fa durare un pochino più a lungo rispetto ad altre linee sempre di Garnier. E questa qua, quella appunto Fructis, quella che ripara i danni, mi piace tantissimo. Io uso sia questa qui che quella arancione, che quella gialla, che quella verde. Diciamo, tutte e tre li uso, sia shampoo che balsamo. E in questo caso ho finito lo shampoo
mi è piaciuto, sicuramente lo ricomprerò, è un ottimo shampoo. Mentre il balsamo è di Sunsilk e questo qui è quello all'olio di mandorla e argan, capelli morbidi e luminosi. Questo ha un odore, ragazzi, madonna, mamma mia, ha un odore di frutta esotica mista a non lo so cosa, mista a balsamo, è buonissimo, è veramente, ha una profumazione incantevole, veramente super super piacevole da avere sui capelli, è la profumazione che vorrei avere io uscita dalla doccia, è proprio questa la profumazione che vorrei avere io fuori dalla doccia, e mamma mia, è buonissima veramente, e io vorrei che facessero un bagno schiuma a questo profumo. E lui attualmente in doccia ho il suo fratellino, che è quello viola, più o meno simile, e questo qua è ottimo perché è un maxi formato da 350 ml, giusto, sì, e quindi ci sto un po' io a finirlo, anche se come vedete ho i capelli io medio lunghi, quindi ne uso un pochino. E mi è piaciuto da morire, il suo fratellino mi è piaciuto anche tantissimo e quindi sicuramente mi capiterà di ricomprarli, perché sono quelle cose da supermercato che ogni tanto mettono in offerta e che quindi conviene avere, e sono anche buoni da utilizzare, quindi top. Ok, passiamo alla pulizia delle mani e ho finito, indovinate, un'altra confezione di bagnoschiuma, di sapone liquido per le mani. Questo qui ve l'ho già fatto vedere, se non mi sbaglio, anche in un finiti, perché l'ho ricomprato. Questa è la seconda confezione che compro e lo amo tantissimo. Questo qua è un sapone liquido per le mani con antibatterico. Ragazzi, io quando l'avevo comprato la prima volta non me ne ero accorta. E poi l'ho letto quando mi stavo lavando le mani e ho detto, oh mio Dio, sapete che sono fissata con le cose antibatteriche, a mucchina, mica mucchina, vabbè, lo sapete. E quando ho letto che c'era l'antibatterico, e poi è scritto qua piccolo piccolo piccolo, io non l'avevo letto perché sono cieca come una tappa, e sono stata felicissima. Lui l'ho ricomprato, quindi mi deve essere piaciuto, e 400 ml, quindi anche lui un bel formatino, e io ve lo consiglio se lo trovate. Questo l'ho preso al Carrefour ed è di spuma di champagne, nutriente, sapone e crema, con olio di argan e patchouli. Allora, l'unica cosa che ho notato è che a me seccava un po' le mani. Dopo un po' che le avevo lavate, sentivo le mani che erano un po', non dico aride, però un pochino secche. Per esempio con i saponi di Nivea non mi capita. Con i saponi della Dove non mi capita. Con lui mi è capitato, perché non so se sia l'antibatterico che le fa seccare, però non le sentivo abbastanza idratate, però vabbè, poi ci metto un po' di crema e passa la paura, però ecco, questa è l'unica pecca. Poi ho finito un Colgate, in realtà questi, se mi sbaglio, erano due o uno, non mi ricordo quanti ce n'erano qua dentro, forse due. Comunque ho finito lui, che è il mio dentifricio, quasi sempre uso o lui o la Z, e il Z, mi piacciono tantissimo, perché ovviamente rinfrescano l'alito, puliscono la bocca, sono molto molto buoni, e sì, quindi dentifricio, niente da dire, sicuramente lo ricomprerò. Allora, mi sono dimenticata di farvi vedere la lacca nei prodotti di make up, sì, anche se non è un prodotto di make up, però vabbè, e ho finito questa qui, che è la lacca di Pantene Provilacca Extra Forte, livello di tenuta 4, sono il 5 il massimo, quindi questo dovrebbe essere molto forte. Io non l'ho trovata particolarmente resistente, i miei capelli per fortuna sono lisci ma attengono abbastanza, diciamo, le onde, e lui non mi è piaciuto perché sentivo i capelli appesantiti dalla lacca, ma dopo un po' si andavano giù le onde e quindi erano laccati però lisci, e quindi era una sensazione orribile. E se la dovete spruzzare così, giusto un filino, poco poco, sì, però se dovete star lì a spruzzarvela per bene perché volete che il riccio rimanga, assolutamente no, non mi è piaciuta, non la ricomprerò, e l'ho finita anche a fatica, perché appunto quando li facevo ricci mi sono detto, tanto sia che la metto che sia che non la metto è la stessa cosa, e piuttosto non la metto, così almeno non me li sporca, e quindi l'ho finita veramente a fatichissima. Anche questa è tutta bella impolverata, orrore. Poi passiamo ad un bagno schiuma che non vi avevo fatto vedere.
Anche questo diciamo che è una aggiunta al mio bagno perché l'avevo già comprato e questa è la seconda confezione che compro. La compro in un negozietto sotto casa mia, una specie di acqua e sapone, ma c'è anche all'Esselunga perché la prima volta l'avevo comprato lì all'Esselunga. Mi è piaciuto molto, non lo ricomprerò adesso perché è molto fresco, cioè ha una profumazione molto fresca ed è ottimo per il periodo estivo, per l'autunno non è una profumazione che amo. E questo qui della Dove Go Fresh al profumo di tè verde e cetriolo. Sapete che io sono ossessionata dal deodorante tè verde e lime e questo qua come profumazione si avvicina molto perché è molto fresco, molto cremoso, corposo, avvolgente, ma ti dà questa sensazione di fresco, di brezza, di frescura, non lo so. Mi è piaciuto moltissimo e d'estate l'ho usato con tanto tanto piacere. Infatti se vedete anche un po' deformato perché l'ho usato fino all'ultima goccia e mi è piaciuto tantissimo. Bene, vi faccio vedere due prodotti che sono abbastanza simili fra di loro. Uno è questo qui che è il Bucinet, il coso che serve a pulire i sanitari, la doccia, il lavandino, comunque il bagno in generale. E mi è piaciuto molto. Lo consiglio, sì, è ottimo da usare, fa quello che deve fare, deve pulire, profuma, non ha un odore fortissimo di candeggina per fortuna perché a me la candeggina dà molto fastidio al naso e mi piace, questo qui è la profumazione Ocean Fresh, quindi tipo fresco oceano e vabbè, mi è piaciuto, quindi sì, ve lo consiglio se non sapete cosa usare per pulire il bagno, anche se è strano perché famosissimo quel marchio. Altro marchio famosissimo è questo qua, ovvero il Viacal, che io da piccola vedevo sempre sponsorizzato da questi ragazzi che erano coinquilini e nessuno voleva mai pulire e alla fine facevano vedere sempre lui, quindi io mi sono sempre immaginata la convivenza con delle persone strane, un casino per chi doveva pulire il bagno per via di questa pubblicità. Rendetevi conto quanto sono malata. Comunque, lui lo conosco già, l'ho già preso altre volte. Io in realtà non lo uso solo per il bagno, ma lo uso un po' per tutto, perché mi piace usarlo un po' dappertutto. E sì, è ottimo. Poi vi faccio vedere un ammorbidente che avete già visto un bel po' di volte, ed è questo qui, l'ammorbidente di Esselunga con la papera. No, non è una papera, è un... come si chiama? Pulcino? Sì, una specie di pulcino paperino. E questo qui è il profumo Brezza Marina. Sapete che io uso anche quello verde, che è anche quello che c'è attualmente in bagno, ed è un ammorbidente di Esselunga molto molto economico, ma che io trovo buonissimo perché, mamma mia, è un profumo divino, un profumo proprio di nonna, di bucato della nonna, molto fresco, molto... che buono, sì, freschissimo, profumatissimo e devo dire che i capi escono morbidi e abbastanza profumati, non profumati come quando ci metto le goccine di Nuncas, però abbastanza profumati, quindi ve lo consiglio perché costa pochissimo e fa quello che deve fare. Quello verde mi piace un po' di meno perché ha una profumazione un pochino più... un pochino meh. E passiamo agli ultimi due prodotti, finalmente il video sarà durato tipo 5 ore. Allora, vi faccio vedere un prodotto che ho in bagno da tantissimo tempo perché era dietro la lavatrice e l'avevo perso. Oggi l'ho tirato fuori e mi sono detto: ah, lo faccio vedere nel video. Io, infatti, questa diciamo che è la cosa più impolverata, la cosa che mi fa più schifo da tenere in mano. Comunque, è questo qui che è un detersivo per la lavatrice. Abbiamo perso il tappo, però è vuoto. E questo qui è di Esselunga ed è quello salvacolore, quindi che potete mettere nei capi colorati e dovrebbe aiutare a salvare il colore. Non lo fa, non lo fa. Io ho provato, allora io metto sempre le bustine salvacolore, però ho notato che una maglietta che era grigia mi è diventata un po' rosa, non so per quale motivo, e utilizzavo lui e mi è capitato di avere altri tipi di incidenti simili, sempre nella lavatrice, e quindi lui non l'ho più ricomprato, non gli ho dato un'altra chance, assolutamente non mi è piaciuto. Ed è appunto questo qui di Esselunga che adesso prenderò, butterò e addio, ciao ciao. Mentre un altro prodotto che mi è piaciuto molto, che probabilmente ricomprerò, però è un po' costosetto, è questo qui di Chantecler, giusto? Sì, ed è un, come si dice sempre, un detersivo per la lavatrice sgrassante, quindi che dovrebbe aiutare a smacchiare. Questo qua è ottimo perché va bene anche se mettete capi a bassa temperatura, quindi se mettete capi delicati o le lane, queste cose qua, ed ha un profumo buonissimo di muschio bianco, un profumo veramente buono, buono, buono. Mamma mia ragazzi, spettacolare. Spettacolare.
proprio lì, sì, di muschio bianco. Mamma mia, buonissimo, anche questo proprio classico odore da nonna, come piace a me, veramente ottimo. A me i prodotti della Chantecler piacciono da morire. E sicuramente lo riproverò e lui mi è piaciuto, quindi sì, ve lo consiglio altamente. È muschio bianco Chantecler. Aiuto, ho fatto un casino. Allora, il video finisce qua. Io spero di non avervi annoiato troppo. A me questa tipologia di video piace veramente tanto 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 guardarla, anche ovviamente negli altri canali, non solo nel mio, perché mi dà modo di scoprire diversi prodotti. E so che magari a non tutti può piacere perché magari vedere dei detersivi non è una cosa che fa piacere a tutti, però a me piacciono e quindi siccome il mio canale rispecchia tanto la mia personalità, ovviamente ve li faccio vedere. Quindi fatemi sapere se è una tipologia di video che vi piace perché non so mai se vi piace oppure no. È sempre un po' così, è sempre un po' nel limbo, infatti è una tipologia di video che vi porto abbastanza raramente, non molto frequentemente. E quindi fatemi sapere magari con un commentino o con un pollice in su se questo video vi piace, così magari lo porterò più spesso, ho detto magari 1000 volte. E niente, io appunto spero nel mio piccolino, e in realtà anche se questo video non è piccolo, di avervi intrattenuto. E come al solito vi chiedo sempre se vi va di iscrivervi, di mettere mi piace a questo video e di attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Io vi mando un altro bacione, bacione, bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bene. Adesso prendiamo questo bel cestino, sacchettino, e buttiamo tutti questi prodotti finiti. E infatti l'avete vista nel mio video. Ne ho solo due, ma in realtà. Oh, Dio mio, ho mangiato un sacco di polvere. Mi prude il naso. Mi sto toccando i capelli 1000 volte oggi. Che cosa fastidiosa. Fastidiosa.